volevo tu perché c'è qualcosa mentre parlava sì, anzi ci vuol dire qualcosa quello che hai pensato sulla rosa? È vero, mentre parlava la dottoressa, cioè mi sono scappate delle osservazioni, sì, di come questo connubio tra l'arte pittorica, la parola, sia veramente forte, come con noi sia il colore delle parole, come anche l'arte possa suonare e come questa dicotomia, in fondo non lo è affatto, ma sono le due facce della stessa medaglia, sono l'unità che fa la poesia, che fa l'arte, la persona. Forse prima viene la rosa lineare e poi viene il fiore sfumato, forse viene prima quello e poi la rosa, o forse proprio a metà delle due opere, in quel punto, in quel vuoto che sta l'autore. E quando l'autoressa ha parlato di biodiversità, ecco, biodiversità, ha utilizzato due parole per parlare di una vita, di una vitalità, di qualcosa di crudo, di crudele, no? Che nella diversità però proprio lì trova il senso vero e la crescita. E stavo pensando, come ha fatto a leggere il mio pensiero, a leggere il mio pensiero, e come dicevo con gli amici, dicevo anche sinceramente alla dottoressa Lizzana, Maria Grazia, di come sto scrivendo strano ultimamente. Infatti dicevo, ma forse sto peggiorando, no? Probabilmente sto andando verso un percorso diverso, così come ha fatto la nostra bravissima pittrice. È un percorso attraverso le stanze, quindi attraverso le stanze dell'esistenza, le stanze interiori. E proprio in una di queste stanze immaginate che sono insomma dentro di noi e che sembrano essere illogiche, dove invece c'è più logicità che nella realtà, quindi la logica dell'illogico, dico io, no? È molto più grande e più potente. Ecco, in una di quelle stanze, una volta, una notte, più ricco, come un sogno, ho ritrovato il mio libro, un libro che non ho mai scritto, che si trova trasferito nello scaffale in alto a destra, che non ho mai avuto, tra i libri di Céline Borg, che non ho, e il titolo è Biologico, quindi con uno strappo orizzontale. Quindi mi ha riportato tutto. Allora non sono proprio pazza, cioè questi ultimi scritti forse no, forse invece aggiungono un tassello in più che mi mancava. Grazie. C'è sempre nella vita qualcuno che ti riporta, diciamo, una luce diversa a cui ti vedi. Cioè, c'è sempre nella vita questa opportunità. Grazie, ci sia. Veramente ringraziare la dottoressa. Sì, grazie. Una delle nostre forze, diciamo, della Camerata Coeta, che si occupa appunto di questa binomio musica e pittura che fanno da come altri con sorella della poesia. Bene, e dunque, ascoltiamo un altro brano del nostro bravo musicista.